Amici Telecentro, buonasera, ben ritrovati come ogni venerdì a Senza Sconti. Andremo a parlare della partita vinta dal Livorno con il Seravezza qualche giorno fa, ma volgeremo contemporaneamente lo sguardo alla sfida che attende gli Amaranto di Lorenzo Collacchioni in terra lucchese contro la compagine di un attaccante che, poi lo dico ai nostri ospiti, secondo me uno dei migliori della categoria, vale a dire per il Ghivizzano Bolgo. Ma prima di tutto, versione pipistrello rosso, Laura Petracchi, eccola qua. Come Lo sempre. Vabbè, sapevo, Babbo ha detto chissà cosa ti dice con questo questo è manico. facile, È facile. Sì, prendo il volo tra poco. Allora, grazie a tutti, buonasera a tutti, eh. Facciamo gli scriveteci. auguri al tuo padre. Facciamo gli auguri subito in apertura a Babbo che domani compie 90 anni. Tanti auguri, Chapeau. Babbo. Chapeau, tanto di cappello, il nostro grande tifoso, Babbo. Tanti tanti auguri. Ricordo ovviamente che potete interagire con noi inviando SMS al numero che vedete in sovrimpressione. Poi andiamo con i nostri ospiti. È con grande piacere che torna dopo un po' a Senza Sconti Nedo Di Batte. Ciao Nedo, opinionista, Buonasera, grande tifoso Amaranto. grazie, sono contento di esserci. Assolutamente è un grande piacere averti qua con noi. Senti, te lo dico subito, mi hanno chiesto come fanno a vedere Basta l'applicazione. scaricare l'app sulle Smart TV oppure avere la Google Chromecast, l'Amazon, eccolo qua, vedete, questa è una Smart TV, questa è l'applicazione da scaricare per chi ha la Smart TV oppure per chi ha Amazon Fire Stick lo stesso oppure per chi ha la Google Chromecast direttamente dal telefonino. Non solo, si può vedere la nostra TV anche in streaming sul sito di Telecentro www.telecentro2.it e sul canale YouTube dedicato dove tutte le nostre trasmissioni vanno in diretta e poi vengono proposte anche il giorno dopo on demand. Quindi variegata la possibilità di vedere la nostra TV, in attesa speriamo che possiamo anche poi andare tramite i canali tradizionali. Però mi sono fermato con gli ospiti, perché poi abbiamo il direttore sportivo del Livorno, Marco Braccini. Ciao Marco, un piacere. Ciao, grazie a voi, grazie a Sempre un voi. piacere averti qua con noi. È emozionato per questa nuova avventura? È un grande senso di responsabilità, sicuramente non lo vedo ovviamente ancora come un punto di arrivo, però è Una sicuramente grande una soddisfazione, dai. grande soddisfazione, non posso nasconderlo. Tu prima eri il direttore sportivo della Pro Livorno Sorgenti, quindi dal passato al presente, spero anche al futuro, il nuovo direttore sportivo della Pro Livorno Sorgenti, Antonio Meazzini, che è già stato qua senza sconti. Ciao Antonio. Ciao, buonasera. Come sta andando? Sì, bene, abbastanza, io diciamo. La squadra sulla carta l'hai fatta bella. Sì, ma la carta conta poco, conta il campo. Vabbè, però siamo agli albori, dai. Sì, va bene, sì. Obiettivi della tua squadra? Non Obiettivi? ci nascondiamo No, troppo, no, eh. no, no, infatti è di arrivare fra le prime tre, diciamo, ecco. Vediamo, dai. In questo momento siamo un po' messi male perché stiamo giocando praticamente senza attacco perché Falchini è fratturato un dito, dovrebbe rientrare ad allenarsi la prossima settimana. E Moscati è all'ernia disco, quindi o si opera o va avanti a punture, ma è un problema. Quindi, insomma, vediamo. Meno male, abbiamo trovato un ragazzino del 2003 del settore giovanile l'anno scorso, Lucchesi, che in questo momento Bene, ci sta dando una grossa mano, ecco. allora, torniamo a parlare, anzi, iniziamo a parlare degli Amaranto. Marco, senza parlare di queste prime 4 giornate, a fine campagna acquisti, eri contento di quello che avevi fatto? Assolutamente sì. Assolutamente abbiamo fatto tutte le operazioni che volevamo fare, ci siamo posti degli obiettivi a step. All'inizio era quello di lavorare sulle quote, perché a nostro avviso e di tutta l'area tecnica era fondamentale partire da una base importante di giovani. Non ne abbiamo moltissimi in prima squadra perché sono 10. E quattro devono essere in campo, però è stato il primo obiettivo quello di potenziare quel settore. Per quanto riguarda il reparto nevralgico, c'è stato un cambiamento radicale perché 16-25esimi di rosa sono nuovi e abbiamo confermato quelli che reputavamo idonei, sia che fosse stato, perché noi abbiamo saputo solo il 10 d'agosto.
della promozione in Serie D, per cui sapevamo che a prescindere dalla categoria dovevamo formare un gruppo competitivo. A partire, ripeto, dall'11 d'agosto gli innesti sono stati fatti in maniera più mirata e soprattutto provando ad alzare il livello qualitativo. Però in ogni reparto diciamo che abbiamo centrato quello che volevamo, per cui noi siamo estremamente contenti. Senti Marco, tu non sei diplomatico, dici sempre quello che pensi e quello che hai dentro. Qualche obiettivo che non hai raggiunto c'è? Non è andato in porto una trattativa di un 2004 che abbiamo provato a prendere fino alla chiusura del mercato professionistico, l'abbiamo provato in tutti i modi, era un 2004 centrale difensivo perché avevamo idea di fare 3 over e 3 quote 2004, contentissimi di quelli che abbiamo in casa, Fancelli e Bontempi. Stavamo provando a chiudere un giocatore che aveva caratteristiche diverse da loro, molto più fisico, perché volevamo creare alternative per ogni ruolo dei tre, perché ovviamente poi le squadre si formano su indicazioni del tecnico che ti dà l'impronta, quantomeno un modulo che lui ha di partenza in testa. Poi per il resto no. Si è accasato questo 2004, me lo dici? È rimasto a Empoli. Per cui non è detto che la cosa non vada avanti poi corso d'opera, in corso d'opera, però vediamo ora, dobbiamo rimanere sereni e tutelare il gruppo che abbiamo a disposizione ora. L'allenatore è stata una scelta tua, tu proprio qua lo scorso anno avevi parlato molto molto bene di Lorenzo Collacchioni quando tu ancora non eri nel Livorno, no? Hai una buona memoria. E Lorenzo è un ragazzo che ho visto dagli inizi della sua carriera, è un ragazzo che mi colpì molto quando allenava gli Juniores Elite del Fucecchio, era il suo primo anno, e lui mi ricordo che durante il Memorial Simone Brilli, che ogni anno alla Pro Livorno facciamo, chiesi espressamente che venisse invitato il Fucecchio, che volevo rivederlo all'Opera. E questo ragazzo mi colpì. Per essere onesto, c'era stato un contatto quando successe la disgrazia purtroppo familiare a Matteo Nicolai, non sapevamo se avrebbe proseguito nella sua attività e ci fu un contatto. E niente, quest'anno quando è arrivata insomma questa opportunità, perché a me l'incarico è stato dato il 21 giugno, 2 giorni dopo Pomezia. Qui ovviamente io ho un'autonomia diversa da rispetto alle società dove ero prima, ho fatto questo nome, l'ho presentato e ovviamente è stato condiviso fra tutta l'area tecnica e soprattutto con la proprietà, perché noi abbiamo un proprietario presidente che mette sempre l'ultima parola. Per come cui, giusto che sia. Certo, e poi quando specialmente si ha competenze calcistiche come Paolo Toccafonte, per cui io l'ho proposto, io lo conoscevo bene, abbiamo parlato un sacco di volte di calcio, ci sono tanti gli aspetti che mi avevano colpito in questo ragazzo per pacatezza, professionalità, idee, concretezza, perché è un allenatore concreto. E ero convinto che sia fosse stata eccellenza o Serie D non avrebbe sentito assolutamente la differenza, perché la differenza c'è ed è enorme. E però ho avuto l'avallo dell'area tecnica sia quando l'hanno conosciuto Gianni Califano che Igor Protti, e il presidente quando mi ha dato il suo avallo siamo andati dritti all'obiettivo. Che allenatore è Lorenzo Collacchioni? E Antonio, voi l'avete affrontato già anche lo scorso anno, tu sei un grande esperto di queste categorie, quindi puoi fare un perfetto identikit. Allora, Collacchioni era stato l'anno prima che andassi a Fucecchio, come ha detto Braccini, e aveva fatto, prima aveva vinto la Juniores Elite regionale con gli Juniores, l'anno dopo aveva fatto l'eccellenza
e probabilmente gli è rimasto anche impresso quando aveva battuto 3-0 con 7 quote la Pro Livorno. In casa. Era a vederla, quindi lì intortò bene, insomma fu bravo. Poi l'anno dopo sono andato a Fucecchio e lui ci siamo conosciuti una domenica a Cascina. Il giorno dopo ci siamo visti insieme al presidente del Fucecchio e cercava la Serie D. Sinceramente è un ragazzo che, una persona, un ragazzo come volete dire, che ha investito su se stesso perché ha giocato e lui credeva molto in questa categoria. Dopo, per varie vicissitudini, non è voluto rimanere a Fucecchio, probabilmente ha fatto bene perché noi abbiamo allestito purtroppo l'anno scorso una squadra con tanti bimbetti e lui non era pronto per rifare un anno di patimento, diciamo così. Doveva fare un piccolo passo in avanti. E infatti è andato a Saminiato, è arrivato secondo, ha fatto bene. E niente, quest'anno, prima che venisse a Livorno, prima che andasse a Camaiore, è venuto a parlare con noi, con me e il direttore generale Cavalli, ci siamo incontrati 3 o 4 volte perché ancora a Livorno non sapeva la categoria oppure avevano altre idee, però non c'è stato verso di convincerlo. È andato a Camaiore e poi sono stati bravi e anche il blasone del Livorno a convincerlo. È un allenatore che vuole arrivare, secondo me se può lavorare in tranquillità è un allenatore che porterà in alto il Livorno. Nedo, loro hanno analizzato con l'Acchioni dal punto di vista tecnico, a te ti chiedo, da tifoso prevalentemente, che impressione ti ha fatto, ti sta facendo e ti ha fatto il nuovo tecnico Amaranto? No, mi ha fatto un'ottima impressione, mi aveva fatto un'ottima impressione anche a me l'altro anno quando è venuto con San Miniato a Livorno e ha vinto la partita. Insomma, non è facile venire a Livorno, sì, ci può anche stare, però si vide una squadra che giocava bene, che giocava a memoria, per cui un allenatore che riesce a mettere in campo anche in un campionato di eccellenza una squadra che è competitiva con una squadra come Livorno, voglio dire. Poi soprattutto quest'anno mi piace come si sta approcciando con la squadra, perché mi pare che e metta in campo davvero chi deve mettere in campo, chi corre e senza guardare ai nomi, senza guardare al passato di nessuno, e questo è importante perché se vuoi vincere campionati non puoi rimanere ancorato a qualche remora. Quindi mi dà molta molta fiducia, sono convinto anch'io che è un ragazzo che fa la strada. Bene, tra l'altro tante squadre hanno giocato mercoledì, direi di andare a vedere un po' quelli che sono stati i risultati di questa giornata. Il Livorno aveva giocato in anticipo sabato battendo 2-0 il Seravezza. Vediamo i risultati di questa quarta giornata di campionato e la relativa classifica. Eccoli qua, questi sono gli esiti del campo con il Livorno che ha battuto 2-0 il Seravezza, poi 1-1 tra Ostia Mare e il prossimo avversario degli Amaranto, il Ghiviborgo, come avevamo detto nel cappello di apertura. L'Arezzo ha battuto 2-0 il Terranova, la squadra che il Livorno aveva battuto con lo stesso punteggio la settimana precedente. Poi il Grosseto coglie la prima vittoria del campionato battendo 3-0 il Ponzacco a domicilio, prima vittoria del Grosseto, prima vittoria del nuovo allenatore che ha rilevato una decina di giorni fa Massimo Silva. Poi il Monte Spaccato batte il Città di Castello per 1-0, la Pianese si conferma squadra di alta classifica battendo 2-1 la San Giovannese, 2-2 tra un po' Gibonzi che non riesce a ingranare e Orvietana, 2-1 tra Trestina e Follonica Gavorrano, questo è un risultato abbastanza sorprendente, e poi il Flaminia batte 3-0 a domicilio la Matricola Tau Alto Pascio. Vediamo anche la classifica, eccola qua, vedete in testa la grande favorita del campionato l'Arezzo, 4 vittorie in 4 partite a quota 12, la Pianese è a 10, poi Livorno e Flaminia a 9, attenzione al Flaminia perché ha perso la prima partita con gli Amaranto, poi ha inanellato una serie di 3 vittorie consecutive, a 7 il Trestina, a 6 Ghiviborgo e Ponzacco con la San Giovannese, a 5 Città di Castello, a 4 Follonica, Tau Alto Pascio, Poggibonti, Ostia, Seravezza, nonché il Monte Spaccato, a 3
il Grosseto e il Terranova, a 1 l'Orvietano. Allora, questa è un po' una classifica che sta facendo delineare, Antonio, quelli che sono un po' i veri valori di questo campionato, anche se è ancora prematuro per dire questo perché sono trascorsi soltanto 360 minuti. Io penso proprio di sì, io penso che sia l'Arezzo che il Livorno e anche, non scordiamoci, la Pianese, perché la Pianese ha cambiato, voleva non smettere, voleva mai... Pianese che ha fatto la C 2 anni fa, ricordiamo. Bravo, sì, infatti, e poi andare a vincere lassù, anche se è un sintetico, quindi non è un campo ostico, però è sempre un campo che quando ci vai a giocare, insomma... Poi un allenatore che a queste latitudini è una garanzia, come Vitaliano Bonuccelli, no? Sì, Bonuccelli che ho avuto io a Massa, fece male però in un ambiente che Massa è difficoltoso. Per però, tutti. Insomma, sì, per tutti, però è un allenatore. Però io volevo dire una cosa, non pensiate che l'Arezzo le vinca tutte, cioè perché io ho visto la partita contro il Follonica Gavorrano, al 70esimo perdeva 1-0 e avevano la partita in mano il Follonica Gavorrano. Tra l'altro ricordiamo, scusami se ti interrompo, Follonica Gavorrano che è allenato da un ex Amaranto come Bonura, prego. Sì, e due errori individuali e hanno preso due reti, quindi io dico a Livorno di giocarci, che si possono giocare benissimo il campionato insieme all'Arezzo. È un girone ostico perché... Andare a giocare a fare punti a Trestina è dura, andare alla Pianese è dura, qualche squadra tipo Monte Spaccato non è il girone di là che magari è più tecnico, però quando io ho fatto un anno il girone dell'Emilia, della Romagna, fra il primo e il secondo tempo ti portano il Vinsanto con Cantuccini, nel senso che se hai una squadra un po' tosta, sì tecnici, però secondo me Era più adatto per poter arrivare in fondo, però io penso che il Livorno si può giocare tutte le possibilità che ha anche per il blasone della città, dei tifosi, di tutto. Marco, chiaramente se parte in causa diventa difficile analizzare un po' il campionato, però non andiamo molto lontano dal vero a dire che Livorno, Arezzo, forse la Pianese e poi... Io credo che sia prematuro, sono veramente poche le partite disputate, io credo che potremo avere delle idee più chiare verso la decima giornata di campionato, proprio guarda caso andiamo ad Arezzo. E io ho fatto entrambi i gironi e condivido l'analisi di Antonio sulle caratteristiche delle squadre dei due campionati. Credo che quest'anno nel girone di ci sia veramente tante squadre di grande spessore, è diverso l'ambiente, è diverso il senso di ospitalità, io credo che nel girone E ci siano delle formazioni che sono partite un pochino a rilento ma che ritroveremo in alto, e mi riferisco, una l'hai citata te, che è il Follonica Gavorrano, che è una squadra molto strutturata, che se prenderà le sembianze del proprio tecnico Marco Bonura sull'intensità, su ritmi molto elevati e sulla fisicità della squadra ci gioca moltissimo, ma non sottovaluto nemmeno il Poggi Bonzi, che sta assolutamente trovando, è arrivato secondo, qualche difficoltà, però ripeto, è troppo poco, ha un pacchetto offensivo di tutto rispetto. Ma in Serie D è dura trovare squadre di basso livello. Io ho avuto modo adesso in queste quattro partite, io credo che a parte il Flaminia che mi ha destato un'ottima impressione sin dalla prima domenica, e credo che non ritroveremo in alto per tutto il campionato, perché è una squadra molto concreta, con delle ottime individualità, ha un attaccante Sirbu di cui nessuno parla, ma è a un 2001 come Sabatini, veramente importante, e ogni squadra è formata da degli elementi importanti, e non è facile andare a vincere a Terranova Traiana. La San Giovannese forse è la squadra che, nonostante è l'unica che ci ha battuto, che ti ha meno impressionato, sì, diciamo. Sì,
Sì, l'abbiamo fra l'altro incontrata 3 giorni dopo in Coppa Italia e con noi veramente gli episodi li sono stati tutti favorevoli, perché credo che abbiano fatto 2 tiri in porta e hanno fatto 3 gol in 2 partite. Però sinceramente la qualità della prestazione è stata importante da parte del Livorno, e il Serravezza è un'altra squadra ostica, è una squadra veramente dove lì è ricca di grandi individualità. Credo che domenica Livorno abbia vinto meritatamente, però come vedi nel calcio c'era stato l'episodio dell'autorete di Cretella che poteva invertire sicuramente l'andamento della gara, forse ingiustamente, perché Livorno ha predominato il lungo e l'arco. Su quell'episodio ha molto recriminato nel post partita. Sì, anche se ho rivisto le immagini, oggi fai delle sorte di VAR. A velocità normale per me era incomprensibile l'annullamento del gol. Effettivamente Belluomini di testa colpisce la palla che poi va verso le gambe di Cretella ed era leggermente avanti. Complimenti al guardialine, perché è stato molto bravo. Non me ne ero mai accorto. Ale. Vediamo se poi lo ritroviamo questo episodio, così chiamiamo definitivamente una volta per tutte. Quali sono secondo te, Nedo, le principali avversarie di Livorno? Per me è difficile ora dire quali sono le principali avversarie, perché non sono un addetto ai lavori come Marco e come direttore generale della Pro Livorno. La mia sensazione è quella che, insomma, a parte l'Arezzo che si dice che sia uno squadrone, però anch'io sono dell'idea che non sia una squadra imbattibile. L'ho vista un paio di volte, insomma, non è proprio quella squadra che ha tutti i reparti così amalgamati da poter diventare uno spaventacampionato. Livorno poi ha dalla sua il vantaggio, è inutile dire, e questo è vero, e Livorno non solo ha il blasone, ma ha il pubblico, perché insomma il 12° uomo in campo veramente noi ce l'abbiamo, e quei ragazzi, anche quelli giovani, sì, ci avranno un po' più di tremorino alla gambe quando entrano in campo, però io sono convinto che danno di più di quello che potrebbero dare in altre circostanze, per cui da questo punto di vista mi fanno tutte paura, però poi alla fine io sono sicuro che la nostra squadra, con il nostro sostegno, con alle spalle una società che mi sembra che dia delle grosse garanzie, possa davvero andare avanti e non aver paura di nessuno. Andiamo a vedere l'episodio di cui si parlava. Ecco, vedete qua, proprio facciamo una VAR. Eccolo, questo è il cross. Riusciamo a bloccare? Ce la facciamo? Questo è l'episodio di cui parlava, di cui molto si è lamentato il tecnico del Serravezza Vangioni. Come diceva Marco, in un primo momento sembrava inspiegabile l'annullamento, perché questo, esatto, va detto, perché non è che, eccolo qua, torniamo un attimo indietro. Ce la facciamo al momento proprio, eccolo qua, vediamo, avanti adesso. Lì c'è uno che è fuori gioco. Eccolo qua. Sono bravissimo guardialine, perché l'attaccante del Belluomini 2003. Il numero 11, andiamo avanti a velocità normale. Eccolo qua, prova a intervenire, poi arriva Cretella e fa autogol. Vangioni si è molto lamentato, ma rivedendo questa immagine, no, Walter diceva che Belluomini non ha toccato il pallone, non è così, insomma, se si vede, l'abbiamo rivisto tante volte, però a prescindere da questo è stato veramente millimetrico. Sinceramente il guardialine, se ora non si vede da questa immagine, è subito con la bandierina alzata, e lui era in posizione ottimale perché ha visto proprio la partire il traversone, è andato su con la bandierina. Però ripeto, al di là dell'episodio bisogna guardare l'intera della prestazione. Però sull'episodio poi ci fermiamo, perché dobbiamo andare in pausa pubblicitaria e voglio anche un parere di Antonio, spassionato, no, e obiettivo. È spassionato, è fuori gioco. Secondo te? A vederlo da qui sì, però io allo stadio ero dalla parte di qua, e quando è stato annullato ho detto
L'unica cosa che dico, Livorno se l'è meritata perché hanno dato tutto, più lo chiamano la faina di Galligano, ma sabato è venuto e fino a che non ha preso gol ha fatto ostruzionismo e perdita di tempo. Secondo me ha perso un'ora di gioco, perché poi in quei 20 minuti in cui è entrato Bell'Uomini, in cui il bimbo che giocava... Ti riferisci a Vangioni, sì, che magari ci starà ascoltando. No, intanto è mio amico, quindi voglio dire, io lo posso anche dire. L'abbiamo invitato e detto viene venerdì, aveva un impegno questa sera. Quindi se la poteva giocare meglio, però sinceramente a me Livorno mi è piaciuto, perché io lo confronto con il Livorno dell'anno scorso, quando, ti ricordi, venni qui e gli dissi che, e vi dissi che... andava più in difficoltà la squadra in eccellenza, quella di Livorno, che se avesse giocato in Serie D. Ora è cambiato tutto, però dalla Serie D all'eccellenza ci sono tre categorie, c'è poco da fare. E così mi ha bruciato la domanda, bravo Antonio. La verità, perché se una squadra che fa l'eccellenza la metti di sana pianta in Serie D, retrocede. Questo è il mio pensiero, poi non lo so. Mi devo fermare perché c'è un tassativo, vi faccio una domanda... Però voglio veramente un monosillabo. È più grande la differenza tra eccellenza e Serie D o tra Serie D e Serie C? Però voglio un monosillabo. Eccellenza Serie D. Marco? Sottoscrivo. Tu? Voglio veramente. Noi diamo la parola a Laura per... Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e dopo ci ritroviamo qua. Siamo partiti con la vendita di immobili in Toscana a clientela straniera e che tuttora proseguiamo. L'Imedia Soluzioni Immobiliari festeggia quest'anno i suoi primi 10 anni di attività e grazie alla nostra professionalità possiamo fornire la nostra consulenza in ogni aspetto della compravendita, incluse consulenze su pratiche urbanistiche e creditizie. Siamo molto presenti sul web e offriamo servizi fotografici professionali ai nostri clienti che vendono immobili con noi. Riceviamo su appuntamento presso i nostri uffici, potete contattarci per appuntamento al numero 338-8949-736. Cambia i tuoi infissi, ti pagherai solo la metà. Vieni a trovarci al nuovo showroom Marinari Infissi a Livorno. Dentisti Il Sorriso, una realtà livornese al servizio del cittadino, con alta professionalità a costi sociali. Dentisti Il Sorriso, l'unico vero sorriso della tua città. Reparto ortofrutta, come vedete, una varietà incredibile di mele, arance in foglia e, come potete notare, un bel settore di ortaggi, tutti prodotti italiani. I migliori prosciutti, cotti, crudi, mortadelle, la nostra gastronomia cotta, fino ad arrivare ai formaggi, dai gorgonzola, allo svizzero, tutto quanto di meglio può esserci sul mercato. Pronto cuoci, tutte le mattine nonna Angela, mia moglie, la prepara insieme alle sue collaboratrici. Questa è carne che proviene dalle nostre zone, Val di Cecina, Val di Cornia e Maremma. Oltre ad avere prodotti di alta qualità, noi abbiamo anche prezzi bassi sempre. Aceto balsamico di Modena, 1,69. Olio extravergine di oliva Sigma, 3,49. Vino rosso a 1,19. Noi vi aspettiamo e alle Livorno sempre! Noi dello studio immobiliare Melani Case da oltre 36 anni siamo inseriti nel mercato immobiliare di Livorno in provincia. Da sempre mettiamo la nostra esperienza al vostro servizio e siamo al fianco del cliente dalla visita dell'immobile al rocio notarile. Facciamo inoltre consulenze gratuite per la valutazione dell'immobile e offriamo servizi di ogni genere inerenti alla compravendita stessa. Vi aspettiamo dunque con fiducia presso i nostri uffici che si trovano a Livorno in piazza Tias 21C. Hai avuto un sinistro? Puoi far tornare la tua auto come nuova?
puoi farlo senza alcuna preoccupazione. Basta rivolgersi alla Carrozzeria Marsili. I titolari Stefano e Marco penseranno a tutto facendoti risparmiare tempo e denaro. Carrozzeria Marsili, a Livorno, in via Cessoni 59, telefono 0586 40 96 40. Livorno 24. Livorno 24? Livorno 24. Nuovo, gratuito, interattivo, indipendente. Il giornale online che ci appartiene. Livorno 24, www.livorno24.com. I'm wasted. Bene, rientriamo, ci sono diversi messaggi, di questo siamo molto contenti. Laura. Dunque, a proposito di tifoseria, come dice Nedo, c'è un messaggio per te, Nedo. Bentornato, Nedo, un abbraccio dal tuo amico di posto, Roberto. Penso grazie, Roberto, grazie, stadio. Roberto. Robertone, grazie. Allo stadio. Tra l'altro, a proposito di due parole, andiamo fuori tema, ma non tanto, no? Per dire quanto questa categoria comunque appassioni. A Catania hanno fatto mercoledì la prima partita casalinga 15.000 persone, hanno fatto 10.700 abbonati, cioè, tanto per dire che comunque non sarà la Serie A, non sarà la Serie B, non sarà neanche la Serie C, però comunque è una categoria che è seguita, e non soltanto a Livorno. Livorno ha fatti quanti, hanno fatti, Marco? Un paio di mila, no? Con 2.000 scarsi. Non sono 10.000, però va anche detto che Livorno non è Catania, ma penso 2.000 in Serie D chi li fa? Pochissimi. Forse nessuno. Più di noi, penso, l'Arezzo li ha fatti, e poi altre piazze, vabbè, quando ovviamente non facevano testo, quando c'erano Palermo, Modena, Cesena, Bari, che hanno fatto dei numeri impressionanti. E, ovviamente, però è una categoria veramente importante. Inizia a essere vero calcio, dai. Assolutamente, la Serie A dei dilettanti. Laura? Dunque, per Marco Braccini, ci sono stati giocatori quest'estate che non hanno accettato di venire in Amaranto? Questo è Sandro che glielo chiede. Nessuno. Sarebbero venuti tutti di corsa. Quante telefonate hai ricevuto di procuratori che ti proponevano giocatori? Perso il conto. Un'infinità. Ma anche di giocatori stessi. Anche i giocatori stessi. Quindi questo a significare che Livorno ha un grande, grande appeal a questi livelli, no? Assolutamente. E ancora? Sì, allora, buonasera. Si parla tanto del dodicesimo uomo in campo, ma lo scorso anno hanno dato le bucce lo stesso. Scorso anno? Hanno dato le bucce lo stesso. Forse si aspettava il nostro amico una presenza più significativa allo stadio. Sì, effettivamente qualcosa di più mi aspettavo anch'io. Io come club campanile ho fatto anch'io degli abbonamenti e francamente sarà perché l'altro anno c'era il Covid e c'era un limite alla curva, insomma fui assalito dalle richieste. Quest'anno mi aspettavo di più, davvero, sì, francamente mi aspettavo un po' di più, però devo dire che l'altro anno il campionato, come è finito, con la sconfitta del Tacco Coltao in casa, insomma, qualcuno aveva il morale un po', anche l'età già l'ha un po' basso. Penso che però se ora cominciamo una marcia, non dico trionfale, però una marcia, se mettiamo insieme una serie di vittorie, la gente poi ricrea quell'entusiasmo che ci fa avvicinare molti, molti tifosi in più. Antonio, quanto conta il pubblico a queste latitudini? Il pubblico conta in senso generale in tutte le categorie. È logico che poi deve essere supportato dalla squadra, o perlomeno la squadra deve supportare il pubblico e il pubblico la squadra. E cioè, io penso, io non sono di Livorno, però è tanti anni che insomma ci bazzichi. Bazzico, li conosco, e questi vogliono stare nelle prime posizioni. Ora ti dico, vogliono vincere per forza, però quasi. Come succede anche a Pisa, perché a Pisa succede la stessa cosa. Però i livornesi sono un popolo sportivo molto, molto carico e non accettano magari una classifica
che non è consona a quello che appare loro può dare la squadra. L'anno scorso effettivamente all'inizio la società ha fatto un bel lavoro, poi dopo con le prime sconfitte, con le prime problematiche qualcuno meno ce l'ho visto allo stadio. Campionato l'aveva vinto, sinceramente. L'aveva vinto. È stato fatto un playoff sbagliato, però può succedere. Quanto sentite, Marco, come responsabilità il fatto di dover trascinare anche un po' il pubblico, al di là dello zoccolo duro che non tradisce mai? È l'obiettivo che abbiamo. Questa è una società che è nata 13 mesi fa, forse a volte si dimentica questo. Una società non nasce dal niente, ci vuole una pianificazione del lavoro. L'anno scorso Livorno è partita assolutamente in ritardo, è riuscita a formare un gruppo importante per la categoria, ma soprattutto ha messo le basi di una costruzione societaria. Questa è una società che sta cercando la propria identità e per creare la propria identità bisogna collocare tutte le persone nei vari settori al punto giusto, avere una buona organizzazione che bisogna sempre migliorare e mai tralasciare. A distanza di 12 mesi, anche se attraverso un percorso tortuoso, adesso Livorno ha due squadre e perché ha una juniores nazionale importante, ma soprattutto sta mettendo le basi di un progetto per un serbatoio giovanile. Che è un po' quello che mancava da tantissimi, non dico anni, ma decenni. Assolutamente, l'ultimo ottimo lavoro a Livorno è stato fatto da Alessandro Doga, che riuscì insieme a Tilio Perotti col centro a Stagno a dare un senso a una pianificazione di un lavoro costruttivo, poi purtroppo finito con le ben note vicende negli ultimi anni. Ed è un lavoro lungo, difficile, per cui la cosa più importante, secondo me, è una società si deve strutturare. Questa è una società solida, che ha un progetto e un programma ben chiaro davanti, si parla di strutture, e questa è la cosa più importante. I risultati, a mio avviso, sono sempre una conseguenza di una società organizzata, di uno staff omogeneo e che ognuno rema nella stessa direzione e ovviamente di una buonissima base tecnica. Però degli errori uno le deve mettere in preventivo. L'importante è non buttare tutto a mare, ma cercare di correggere analizzando con calma. Io lo so che Livorno, io sono livornese e lavorare a Livorno è bellissimo e difficilissimo. Per un livornese anche di più. È più difficile. Io vivo la città, per cui difficile. È entusiasmante perché ti dà un senso di responsabilità. Se le cose vanno bene sei veramente una persona che può viaggiare a, neve, a vele spiegate. Però ci vuole la razionalità, noi dobbiamo educarlo, il pubblico, a capire che questa società sta lavorando bene, che ha degli obiettivi e che l'obiettivo che si prefigge quest'anno è di ottenere il miglior risultato possibile, possibilmente di vincerlo, però c'è un posto a disposizione, le avversarie sono di primissimo ordine ed è importante ricoinvolgere il pubblico con la serietà, con una squadra che riesca a coinvolgere con le prestazioni il pubblico. Io penso che sabato col Serravezza ci sia stato un primo step positivo, perché a fine gara si percepiva un alone di coinvolgimento fra squadra e pubblico. È normale che ci sia stato un trend negativo negli abbonamenti o nell'afflusso di inizio stagione, perché la passata stagione ha lasciato strascichi di... La scottatura è ancora viva. Esatto. Dobbiamo essere bravi noi a ricoinvolgere il pubblico livornese, ma sono convinto che non ci farà mancare il proprio apporto. La messaggi? Sì, appunto proprio per Marco. Mi hanno scritto: buonasera, sono Michele da Livorno. Innanzitutto devo fare i complimenti al direttore Marco Braccini per la competenza e professionalità. Volevo fare una domanda al direttore
della Pro Livorno. Ritiene difficile la salvezza per gli allievi elite del bravo Andrea Domenici, dato che quest'anno ci saranno qui 5 retrocessioni dirette e la squadra non sembra aver poter riuscire nell'impresa? Grazie della risposta. Allora, forse questa domanda è farla più a Braccini, che conosce i ragazzi. Io, essendo il primo anno, non li conosco. Li ho visti giocare domenica, però domenica sono stati falcidiati dall'arbitro, che addirittura vincevano 1-0 e ha buttato fuori tutti e due portieri. E poi, insomma, e quindi non diciamo posso che non fa testo. Ecco, il mio giudizio in questo momento non fa testo, quindi è più giusto che dia due parole, due però, Marco, che conosce i ragazzi. Sì, ma è una domanda un po' maliziosa, però a prescindere da questo, il gruppo 2006 che ha un responsabile, che è Alessandro Attanasio, è un gruppo che sicuramente non è venuto fuori completamente come voleva la società. Ma la risposta è assolutamente sì, quello è un gruppo che manterrà la categoria e che darà un grande apporto nel progetto che portiamo avanti. Il campionato allievi elite è un campionato difficilissimo e bellissimo, molto formativo, e sono convinto che forse non ci saranno i risultati a cui la Pro Livorno è stata abituata negli ultimi anni nel settore giovanile, ma non avrà problemi, andrà ben oltre il sest'ultimo posto. Questa è la mia risposta alla telefonata. Un altro? Allora, domenica nel Givi Borgo, l'ho detto bene? Hai detto bene, miracolo! Oltre a Pera, attaccante molto esperto e prolifico, c'è anche un livornese molto bravo, Bacchini. Che squadra è il Givi Borgo? Così entriamo anche nell'ottica prossima partita, Antonio. Il Givi Borgo ha cambiato parecchio quest'anno. Lo scorso anno l'allenatore era Vangioni, se non vado errato, no? Se non ricordo male. È andato a gennaio. Sì, è andato a gennaio, sì. È cambiato molto, hanno preso un allenatore che Maccarone, che è stato un ex professionista, come tutti sappiamo. Che abbiamo provato a interpellarlo per farlo intervenire, ma ha detto grazie, non fumo. E noi ci siamo adeguati. Vabbè. Queste sono le immagini dell'ultima partita del Givi Borgo. Prego. Sì. E loro fino all'anno scorso giocavano a Bagni di Lucca, un campo infame perché terreno brutto, era una buona squadra, perché poi alla fine si sono salvati e si sono salvati bene. Io li vidi giocare a Seravezza e perdevano 2-0 e riuscirono a vincere, se non mi sbaglio, 5-2, e mi impressionarono perché Vangioni è bravo dal punto di vista proprio diciamo offensivo, no a costruire le squadre, ecco, anche oltre che tatticamente ma anche fisicamente. Quest'anno io non li conosco bene, conosco Pera perché l'ho visto agli albori quando Paolino Giovannini, che è un amico mio, un amico di tutti, insomma, lo vide nel Barga in prima categoria e lo portò a Lucca, dove fece e bene Giancarlo Favarin lo buttò in prima squadra e già faceva la differenza. Poi io penso che sia uno dei giocatori che ha segnato più gol in Serie D e soprattutto che ha guadagnato più soldi, perché è stato furbo a non andare mai in Lega Pro, ma si è accontentato da Serie D, dove gli attaccanti... È fuori categoria Serie D. È fuori categoria. Per quanto riguarda Bacchini, era un giocatore che noi si voleva che rimanesse con noi. Sono contento perché è un ragazzo che conosco dai tempi di Cenaia, ha avuto un po' di problemi fisici, mi sembra, l'anno scorso, due anni fa, perché non era ancora formato, diciamo, dal punto di vista proprio della struttura fisica. Però secondo me è un buon giocatore che in questa categoria ci può stare benissimo. Che squadra è, Marco? Un'ottima squadra. Noi andiamo a affrontare domenica un ostacolo tosto. Non è una squadra strutturata, ma una squadra da un grande palleggio, da grande tecnica, con le idee chiare. Ed è una squadra, ripeto, non fa dei centimetri la propria forza. È una squadra perfetta per il sintetico dove andiamo a giocare, perché hanno un giocatore in mezzo al campo che è veramente lui fuori categoria, che è Signorelli,
che era all'estero e grazie ai rapporti d'amicizia con Maccarone, che ovviamente è stato suo compagno di squadra ai tempi dell'Empoli in Serie A, e penso l'abbia convinto a tornare a giocare per lui. Ripeto, non è una squadra di centimetri, ma abbiamo visto tante giocatore partite. Non ci conviene niente con la Serie D, Signorelli. No, assolutamente. Quello che era Empoli, no? Sì, sì, giocatore ha fatto la A e la B a Empoli. E ha 30 anni, ancora giovane. Non è una squadra, ripeto, che gioca o 4-3-3 o 4-2-3-1. Ripeto, grande palleggio, grande tecnica, grande intensità. E hanno le idee chiare. Gli ha già dato un'impronta di gioco veramente già importante. E davanti non solo Pera, che è un giocatore, nonostante sia dell'84, che ha dei colpi veramente importanti, e poi bravissimo a defilarsi, ad assentarsi durante la gara, e quando se lo scordi si è rovinato, ma ci sono tanti livornesi, perché è andato adesso anche Andrea Zini da Pistoia, è andato lì, l'altro anno ha vinto il campionato a San Donato Savarnelle, oltre a Bacchini c'è Seminara, di ex Pro Livorno c'è anche Videtta, per cui è una buona squadra. È una buonissima squadra. Io credo che ce ne sia di più forte, ma noi andiamo. Ma non tante. Ci siano di più forti, ma non tante più forti. No. Questa è una squadra. Diciamo 4-5. Noi domenica non possiamo sbagliare la partita, perché andiamo a affrontare un avversario di grande qualità. Ci sarà dei momenti di grande sofferenza. Quanto sarebbe importante dar seguito alla vittoria con il Seravezza domenica, Nedo? Molto importante. Io concordo con Marco, è un ostacolo, un grosso ostacolo, anche perché, a parte la squadra che mi dicono che gioca bene e ha degli ottimi elementi, poi hanno una grande serenità, perché mi pare che sia una società abbastanza serena. Una società che ospita il Livorno nella maniera in cui ci ospita, che offre addirittura ai nostri tifosi un piatto tipico, tipico della zona, credo, ecco, che questa fair play sia importante, e se è applicato anche all'interno della squadra, anche perché il grosso, diciamocelo francamente, il Viborgo giocherà anche bene, ma non è che abbia grandi ambizioni di andare in Serie C, quantomeno questa secondo me non ci sono, però naturalmente non ci sono partite facili, e quindi bisogna andare consapevoli delle difficoltà e andarci molto concentrati. Perché il pericolo e il rischio che c'è, invece, meno male che c'è Marco che conosce bene le categorie, perché il rischio è di andare a Viborgo magari credendo di trovare un qualcosa di facilmente superabile, e questo sarebbe davvero dannoso. Se andiamo laggiù e facciamo un risultato, credo che da 9 punti se andasse a 12 sarebbe un proseguo abbastanza molto soddisfacente. Ancora? Allora, volevo fare i complimenti alla società del Viborgo per il bel comunicato, e domenica mangeremo zuppa di farro, come ha detto Nedo. Verrà offerto a tutti i tifosi amaranto che andranno in trasferta. Poi è un bel modo, a proposito di ospitalità, si diceva, no, Antonio? Sì. È comunque un bel modo per accogliere la squadra avversaria, i tifosi avversari. Cioè, nel segno che sì, ok, siamo avversari, però comunque il calcio è una festa. Certo, sì. Si ritorna un po' al discorso che avevo fatto prima del girone, diciamo, dell'Emilia, della Romagna, che sono molto ospitali. Lì magari danno tortellini, no? Una volta effettivamente ci ho giocato tante volte in Garfagnana, ti aspettavano in altro modo. Probabilmente a Livorno avrà fatto due conti anche per far venire tanta gente, perché così almeno incassano, qui la vedo più così, però va dato atto che è una buona forma, insomma, una bella iniziativa, ecco. Sì. Mi hanno scritto anche in eccellenza a Campobasso, oltre 6.500 abbonati. Sì, anche lì a Campobasso è una situazione particolare, a squadra che non è stata messa in Serie C, è ripartita dall'eccellenza,
per decisione della federazione, un po' sorpresa, perché tanti si aspettavano la Serie D. Anche lì 6.000 abbonati sono veramente tanti per una città come Campobasso, che mi pare faccia 60-70.000 abitanti, no? Ma sono realtà veramente affamate di calcio, che sono quelle società, ripeto, ormai storiche, dove non sono sorpreso, ecco. È come il Messina quando faceva la Serie D, insomma, sono realtà che escono da questi parametri. Vai. Allora, secondo il direttore, qual è il reparto più forte del Livorno? Quale direttore? Ne abbiamo due. Allora facciamo così, decido io. Decide. Faccio rispondere Antonio e poi vediamo se Marco è d'accordo, ma Marco ovviamente per ovvi motivi non si può sbilanciare più di tanto. Antonio, il reparto più forte di questa squadra. Mi sembra che Livorno è omogeneo in tutti i reparti, la squadra è fatta bene. Dietro un giocatore come il Russo, ora si sta parlando di Pera, ma Livorno c'ha dietro Russo, nel mezzo Luci e Cretella, davanti può scegliere fra tre o quattro giocatori tutti importanti, quindi non c'è un reparto più forte degli altri. L'importante è che non ci sia un reparto. Anche meno... il portiere è bravo, bravo, giovane, infatti, mi è ma bravo. Su quella mezza palla e non si sono trovati lui e quell'altro e poi è riuscito a deviarla. Insomma, si vede che poi mi sembra vederlo così anche fisicamente è messo bene, no? Mi sembra fisicamente eccellente. Quindi, ecco, a dirla così, se proprio dire un reparto, l'attacco, perché insomma, giocatori come Rodriguez, se ritorna quello che era, insomma, è un lusso. Rossi, bene o male, se sta bene lo stesso, vantaggiato ne parliamo, Torromino lo stesso, c'è questo ragazzo Neri che sta facendo molto bene, che domenica quando è andato a giocare ancora più vicino alla, sabato più vicino alla porta, insomma ha creato, si riesce ad andare nell'uno contro uno, è dura per gli altri, quindi secondo me non c'è, ecco, l'importante, dicevo, non ci sia un reparto più debole, ecco, se poi c'è uno più forte è ancora meglio. Parlavamo all'inizio della trasmissione delle quote, tra le quote c'è un portiere, Nedo Fogli, nipote d'arte, tra l'altro il compianto romano ha allenato anche il Livorno, sta facendo veramente molto io bene. Io l'ho visto molto forte, io era guarda tanto che, no, che non vedevo, sono tanti anni che non vedevo un portiere così sicuro, giovane come è così sicuro, guarda non è facile davvero, penso che sia una fortuna averlo trovato, perché sì, gli attaccanti vanno bene, i centrocampisti vanno bene, ma se c'è uno che ti para e che dà la sicurezza alla difesa è un lavorone, per cui sì, sono davvero convinto. Poi abbiamo un altro, giustamente lui ha fatto il nome di Neri, ragazzi, Neri se ci fate caso fa reparto per conto suo. Perché il Neri la palla non la perde mai, mentre altri attaccanti magari saranno anche bravi, però la palla non gli sta fra i piedi tre secondi, e Neri la palla la sa difendere, la difende e fa salire la squadra sempre e comunque, quindi è un ragazzo anche lui, guarda, è stato un acquisto molto molto, molto indovinato. Senti, tornando sul guardiano dei pali, Marco, com'è andata l'idea di prendere Fogli? Allora, i portieri all'inizio si era fatto una riunione e dovevamo decidere, avevamo la certezza, eravamo tutti d'accordo sul fatto che sia fosse stata eccellenza e Serie D avremmo giocato con la quota in porta. E era fondamentale prefissarsi l'età, l'impronta da dare. Per cui l'idea è nata di giocare col portiere giovane in porta, con un braccetto di difesa giovane e con un esterno, partendo dal presupposto che in casa avevamo Lorenzo Pecchia, che era un po' la certezza della passata stagione. Dall'inizio del lavoro è stato focalizzato che il 2003 era l'età giusta, perché non era troppo giovane, l'età minima è 2004, e siamo andati a vedere i vari profili. Sinceramente pensavamo di aver concluso con Berti della Roma, avevamo già raggiunto un accordo, però questo è accaduto prima degli svincoli di Serie A che venivano ufficializzati nella settimana che andava dal 16 luglio. Il giocatore, massimo rispetto, ha avuto un ripensamento,
perché noi non potevamo a quei tempi vendere fumo e dire che noi eravamo in eccellenza, per cui con buone speranze di andare a fare la Serie D. E lui, dopo un consulto, poi ci ha ripensato, è andato alla San Benedettese, che aveva, quindi forse si è mangiato le mani dopo, quando, dopo il 10 d'agosto, però, e avevamo in ballo già il discorso con Fogli. E ragazzo che a Firenze, beati loro, era una terza scelta, e anche perché quando si parla di quote in queste categorie le persone dicono Livorno deve prendere il massimo, ma le prime scelte non vengono in Serie D. E questa è una cosa che andrebbe chiarita. Ci piaceva anche riprendere Nunziatini, ma Nunziatini è andato in Serie C ed è normale che sia così, perché forse le persone non sanno che certi giocatori anche nelle primavere di Serie A hanno dei contratti, e perché devono rescindere un contratto per venire dilettanti? Qui a volte quando si fa dei ragionamenti sulle quote bisogna tener conto anche di queste cose. Però sinceramente Gabriele è un ragazzo che ci è piaciuto subito da primi colloqui, anche dall'approccio, dal modo di presentarsi, ed è un ragazzo che le lacune col quale si è presentato ci lavora tantissimo. Ne è consapevole, è venuto e da solo si è descritto, ha detto quali sono le due cose su cui doveva lavorare, ne abbiamo preso atto e ce ne siamo accorti in ritiro. Però un ragazzo che ha la testa giusta, applicatissimo, lavora con intensità incredibile, mi permetto di dire che forse anche facilitato da un retroguardia che lo tutela. Lo protegge parecchio. Facciamo così, sai che devi fare? Certo, ci fermiamo ancora qualche istante per la pubblicità. Noi dello studio immobiliare Melani Case, da oltre 36 anni, siamo inseriti nel mercato immobiliare di Livorno in provincia. Da sempre mettiamo la nostra esperienza al vostro servizio e siamo al fianco del cliente, dalla visita dell'immobile al rocio notarile. Facciamo inoltre consulenze gratuite per la valutazione dell'immobile e offriamo servizi di ogni genere inerenti alla compravendita stessa. Vi aspettiamo dunque con fiducia presso i nostri uffici che si trovano a Livorno, in piazza Tias 21C. Un giorno, in un negozio di telefonia, ma guarda quanto è figo, è l'ultimo modello, costa caro, ma che ti importa, che cosa aspetti? Compra! Ehi Willy, non ascoltarlo, acquista un usato garantito Second Hand Mobile, risparmi tu, risparmi all'ambiente e il tuo vecchio telefono ti verrà valutato anziché finire nella spazzatura. Per tablet, PC e smartphone fai la cosa giusta. Scegli un punto vendita Second Hand Mobile. L'ambiente ti ringrazierà. Second Hand Mobile. Compravendi con noi. Fonteam è anche riparazione di tutti i tipi di smartphone e PC. Fonteam, Viale Carducci 253, Livorno. La cura e l'affidabilità della tua auto ad un'azienda che si distingue per professionalità e tecnologia avanzata. Carrozzeria Roma, centro fiduciario dei marchi automobilistici più prestigiosi. Carrozzeria Roma, via Ogione 27 Livorno, point di riferimento e di restyling auto e sinistri. La Carrozzeria Roma ringrazia tutti i clienti che con la loro fiducia hanno contribuito al traguardo dei 60 anni di attività. Dal documento noi siamo venuti qua per fare un'ispezione, ma è per la sua sicurezza, vero? Sì, anche tu. Se per fare prima magari le facciamo qualche domanda, nel frattempo il collega entra dentro e le ripete, per la sua sicurezza. Poi facciamo l'ispezione, no, nel frattempo faccio... Che succede? E te chi saresti? Il mio nipote. Il mio nipote. Sì, certo, un attimo però. Centrale. Sì, sì, rispondi. Sì. Emergenza? Ora dobbiamo andare. Scusate per i disturbi, ripasseremo nelle prossime ore. Sì. Non contare sulla fortuna o sui vicini di casa. Chiama il 112, al tuo fianco 24 ore su 24.
Hai avuto un sinistro? Puoi far tornare la tua auto come nuova? Puoi farlo senza alcuna preoccupazione. Basta rivolgersi alla Carrozzeria Marsili. I titolari Stefano e Marco penseranno a tutto facendoti risparmiare tempo e denaro. Carrozzeria Marsili, a Livorno, in via Cessoni 59, telefono 0586 40 96 40. Bene, rientriamo in studio. Volata finale della nostra trasmissione, la dedichiamo prevalentemente ai vostri messaggi. Laura. Che problemi ha Giacomo Rossi? Marco. È guarito. È guarito. Ha avuto un problema all'attaccatura degli adduttori. Non è mai stata un vero stiramento, però gli creava nel suo modo di giocare dei problemi, lo lasciava. Giacomo è un giocatore che gioca tutto di strappi, finte, contro finte. Ovviamente se a quel livello lì non stai bene è un problema, però è di nuovo a disposizione. Chi manca domenica? Io se me lo facessi domani, stamattina non è bello. Come? Allora, sicuramente non sono della partita Giuliani e Torromino. Torromino tra l'altro è diventato padre, no? Sì, sì. Facciamogli tanti tanti auguri da parte del sottoscritto, dei nostri ospiti e di tutta la reazione sportiva. Prego. E poi questi sono le due assenze sicure. Abbiamo un paio di incertezze, magari teniamo la riservatezza per l'avversario. Dai. Che ci ascolta sicuramente. Luci? Vediamo. Vai. Allora, l'Arezzo ha potuto programmare tutto prima del Livorno e questo certo. Non va dimenticato. Poi bisogna dire che l'accoppiata Indiani-Giovannini per me è illegale per la categoria. Certo, anche Paolo Indiani, Marco, ma anche Antonio è una garanzia. Quanti, penso l'abbia vinto 7-8 volte sto campionato, no? Non lo so, però sono dei professionisti, sono il top per Paolo Giovannini. Nel suo ruolo penso sia uno dei più bravi in assoluto, conosce nella testa un'enciclopedia di calciatori e gli è stata data carta bianca ad Arezzo dopo che l'anno scorso la società ha investito tantissimi soldi. Lo scorso anno l'allenatore lo sbagliarono, questo lo dico io. Io non lo dico, io dico soltanto che l'investimento è importante, era un'ottima squadra comunque anche l'anno scorso e penso che avevamo bisogno di un uomo di calcio come Paolo alla guida della società e si è portato dietro un allenatore espertissimo. Ed è una squadra importante, importante in tutti i reparti, non solo negli 11 che giocano, la loro forza è che chi entra dalla panchina è più forte di chi è in campo. Per cui sicuramente è una squadra attrezzatissima. Poi se sono illegali come l'ha definito questo, non lo so, io sono sicuramente una squadra forte e una coppia di due grandi professionisti. Allora, visto che si parla spesso dell'Arezzo, vi regaliamo gli highlights della sfida contro il Terranova. Tra l'altro abbiamo il commento grazie all'emittente con la quale ci scambiamo tutti gli highlights del campionato. Andiamo a condividerlo con i nostri amici che ci seguono da casa. Ce l'abbiamo? Forse. E l'Arezzo va un treno in corsa che non conosce ostacoli, anche il Terranova Traiana ha ceduto il passo nel piccolo derby che il maltempo aveva costretto ai supplementari. Sabato scorso la partita è ripresa da una rimessa laterale proprio nel punto dove era stata interrotta dopo 3 minuti, atteggiamento prudente dei ragazzi di Caluri che puntano a contenere la superiorità tecnica degli Amaranto. Il quinto è Pattarello che finisce sul taccuino, ma alza troppo la mira al momento di chiudere. Non cambia il leitmotiv del match. Caluri fa densità in mezzo per cercare le ripartenze. Al minuto 26 Antonelli blocca una conclusione di Convitto, mentre si fa notare al 33esimo Gautieri che evita l'offside ma spara alto da buona posizione. Si fa vedere anche Bianchi al minuto 39 con questo tiro che impegna l'estremo difensore ospite in una deviazione affannata. L'Arezzo insiste poco prima del riposo, minuto 40.
44, passa in vantaggio. Settembrini controlla un rinvio maldestro di Antonelli e scodella in mezzo un pallone. Convitto si fa trovare pronto e non sbaglia, 1-0 e partita in discesa per la Indiani Band. Nella ripresa non cambia lo spartito dell'incontro, anche se l'Arezzo bada più a controllare. Il raddoppio matura al minuto numero 12, stavolta l'assist di Pattarello. Castiglia è tempestivo nell'inserimento e di testa beffa Antonelli con un palloretto. Gara ormai senza storia, se questa mai c'era stata. L'Arezzo fa possesso e quando può tenta il colpo del capo definitivo. Il Terranova Traiana non trova la forza per reagire. Nel finale è Gaddini che non trova la porta, prima con una conclusione al 31esimo respinta da Antonelli e poi dopo una bella iniziativa di Damiani non riesce a centrare l'angolo. Torna a piovere nelle zone intorno allo stadio, ma stavolta non ci sono problemi. L'Arezzo l'ombrello lo aveva aperto e chiuso all'istante. Imbattuti e vincenti, il Freccia Rossa Amaranto non si ferma e vira destinazione Alto Lazio. Bene, abbiamo visto anche gli highlights dell'Arezzo. Vi promettiamo dalla prossima settimana il treno del gol. Ovviamente questa settimana era impossibile montarle perché si è giocato di mercoledì. Chiedete se è fatto da questi highlights. È una buona squadra, Ned. Accidenti. Allora, sai, non è che si possa valutare una squadra da 4-5 azioni, però così come sono state congegnate dimostrano di avere un po' di classe, insomma. La classe non è acqua, insomma. Vediamo un po'. Speriamo che Livorno stia facendo acquisti per la sicurezza di andare a rete, perché non conta se fa il gol vantaggiato perché è una sua prudenza personale. Le squadre devono andare a fare gol così, con un'azione combinata, che l'uomo lo trovi libero e ti fa gol. Se no è difficile. È difficile andare a rete se non c'hai un gioco simile. Laura. La differenza in questo campionato la fanno le quote? Antonio, io direi di sì. È una buona parte, ecco, avere le quote pronte per questo campionato qui, anche perché 4 sono tante. Forse troppe, anche perché poi dopo arrivi a, cioè, per cosa ci sono io non l'ho ancora capito, perché poi arrivi alla Serie A, alla Serie B e arriva agli stranieri, cioè, capito? Probabilmente se sono che poi ora l'ha visto, hanno levato anche il vincolo, è un'altra cosa, vogliono levare il vincolo, è un'altra cosa, però cioè, sinceramente ci sono delle cose a livello proprio di chi comanda che io non le capisco, ecco. Marco, quello delle quote secondo me è una stortura del nostro calcio. È anche vero, voi siete uomo di società, parlo in generale, non mi riferisco a voi due, che comunque fa un po' comodo alle società, perché un ragazzino del 2004-2003 sicuramente non viene remunerato come potrebbe essere remunerato un giocatore esperto di 30, 28, 32 anni, per dire. Questo va detto, nell'ottica generale, non nello specifico. Allora, in questo campionato ovviamente la scelta della quota è molto importante, ci vuole la giusta miscela, perché se hai 4 quote forte ma non corredato poi dal resto. Io non sono mai stato d'accordo su questa cosa, perché per me il giocatore bravo gioca a prescindere dall'età. La questione qui ha fatto scendere Antonio è una cosa molto delicata, io mi auguro ci sia un ripensamento, un'analisi più approfondita, ma ho la sensazione che la buona Vezzali è stata una grandissima fiorettista. Schermitrice, dai, diciamo. Una grandissima atleta, credo che abbia fatto un'analisi della situazione del tutto errata. Qui abbiamo rappresentata la Pro Livorno Sorgenti che fa della creazione di giovani la propria forza, giocatori per tutte le categorie, per cui la Pro Livorno è una società che
un'eccellenza, per cui una categoria importante, ha questa sinergia con Livorno in Serie D, ma fa la fortuna di società di promozione di prima categoria, perché ogni atleta ha la propria collocazione, e poter beneficiare di distribuire questi atleti che hai formato nel corso degli anni alle altre società. Ma non solo, è un giocatore che te tiri su dalla scuola calcio e porti piano piano avanti ai vertici con obiettivi importanti, io credo che dovranno trovare delle formule per premiare chi si crea dei giocatori in casa e non chi prende il prodotto finito. Lo reputo veramente una decisione assurda. E sbagliata. Allora, andiamo con i messaggi, prego risposte brevi perché siamo veramente in dirittura di arrivo. Dai. Allora, il campionato di Serie D è molto più tecnico rispetto all'eccellenza? Sì, l'abbiamo detto, ribadiamolo. Sono quasi due sport diversi, no, Antonio? Secondo me sì. Anche se l'altro anno non giocavano bene anche l'altro anno, però, anche in eccellenza. Io non credevo, abituato alla Serie A, abituato alla Serie B, francamente calandoci... È un altro ritmo. Io l'anno scorso ho visto una partita che per me poteva essere Serie B, Rimini-Prato. Un ritmo con dei giocatori che avevano fatto la Serie A, la Serie B, dalla Roma, si vedeva troppa differenza, cosa che in eccellenza il ritmo non può essere vero, ma anche perché nell'80% dei casi in eccellenza ci si allena la sera e quindi allenarsi la sera non è allenamento. Se ti alleni 5 volte e addirittura qualcuno il mercoledì fa doppio, quindi sei professionismo. E quando cioè una partita sì, ma in un computo di 30 partite, se guarda a Livorno era un campionato, cioè dove eravamo noi, insomma, a Livorno erano 24 partite, ma quando ne giochi 32 sorte fuori valori. Io sono convinto di una cosa, Alessandro, che una volta, quando c'era ragazzi giovani noi, i campionati di promozione erano molto più scarsi. Perché? Perché gli italiani andavano a giocare in Serie C, in Serie B, in Serie A. E ora, ragazzi, ora tutti stranieri, magari qualche talento bravo che potrebbe giocare anche in campionati superiori e viene penalizzato. Io sono anche un po' di questo avviso. Ma la differenza, correggetemi se sbaglio, non è tanto nelle doti tecniche, che comunque sono la differenza sostanziale. La differenza vera è nel ritmo, nell'intensità. Certo. Cioè, il ritmo dell'eccellenza non è quello della Serie D, quello della Serie D non è quello della Serie C, quello della Serie C non è quello della B assolutamente non è quello della A. È tutta lì la differenza, secondo il mio punto di vista. In Serie A ti fanno arrivare fino a 30 metri dalla palla, nessuno ti dà no, e poi però lì inizia difficile perché trovi difensori più bravi, più esperti. Ma proprio i ritmi sono diversi. I ritmi poi dopo è logico, e poi ci sono giocatori che se fanno la Serie A ci sarà un motivo. Ecco. Dai, chiudiamo questi allora, messaggi. Allora, Livorno, squadra da battere. Chi gioca contro il Livorno si esprime sempre al massimo. Marco, questa è un po' la verità, no? Penso voi ve ne rendiate conto che l'avversario del Livorno gioca la partita, non dico della vita, ma quantomeno del campionato. Ma è normale ed è giusto che sia così, e deve essere anche un prestigio per noi. È normale che tutti ti aspettano e tutti hanno una... cioè preparare la partita contro Livorno viene facile, non è che l'allenatore si deve inventare chissà cosa per tenere alta la concentrazione, ma questo è normale e mi auguro che sia così ancora per tanto tempo. Concludo l'ultimo con Livorno, squadra con grossi margini di miglioramento. Essendo un organico nuovo, il vero Livorno lo vedremo tra qualche giornata. Concordi, Marco? Assolutamente, bravissimo. Questa è una squadra che ovviamente, ripeto, ha cambiato 16-25esimi, per cui sono tanti, ma soprattutto ci sono stati al ritorno dal ritiro, perché il ritiro è sempre, c'è sempre il timore di qualche acciacco di troppo, qualche infortunio, invece eravamo stati fortunati e al ritorno in sede sono arrivate non cose pesanti ma fastidiose.
specialmente nel reparto offensivo. Abbiamo avuto tante contratture allo stiramento, ma non a quei livelli, ma magari la piccola noia, l'infiammazione che ti impedisce di allenarti, e poi l'arrivo degli ultimi che ovviamente hanno fatto, qualcuno sì, la preparazione ma senza le gare ufficiali, qualcuno si è allenato per conto suo, dei tempi sicuramente di adeguamento al campionato condivido perfettamente. Io penso che noi verso la fine di ottobre abbiamo il volto preciso della squadra. Quindi in questo momento manca ancora un mese, quindi 4-5 partite, è importante far punti non essendo ancora al top, no? Tu mi insegni. Assolutamente, questa è un po' la filosofia anche di Lorenzo Collacchioni, del mister, che quando prima parlavate di lui, Lorenzo ha una virtù secondo me importante, diversa magari dagli allenatori che ho avuto precedentemente. Non si crea problemi ad adattarsi alla gara, quando c'è il momento di soffrire all'umiltà, di mettersi lì stringendo i denti e quando è il momento invece di avere il pallino in mano della partita, cerca di sviluppare le proprie filosofie di calcio nel miglior modo. Ma credo che una squadra che abbia l'umiltà di difendersi tutti insieme e di difendere di squadra sia stata la virtù più importante di queste prime 4 partite. Una squadra, quella vista in queste prime 4 giornate, Antonio, secondo me l'aggettivo che meglio la definisce è robusta. Sì, sinceramente sono andato apposta a vedere sabato e mi è sembrata una squadra coesa, diciamo. Mi sembra che il gruppo ci sia, nel momento in cui è stato fatto gol tutti si sono abbracciati, il pubblico, a differenza dell'anno scorso che certe volte, non dico fischiava, ma rumoreggiava un po', perché magari era stato anche un po' sottovalutato il girone, le squadre che giocavano contro pensavano che tutte le partite di Livorno le potesse vincere 6-0, non esiste. Se non corri, in eccellenza specialmente, se non arrivi prima sopra il pallone, perché è un campionato prettamente agonistico, e se arrivano prima gli altri, siccome il Livorno era strutturata in modo da avere la palla, ma quando la hanno l'altro rincorrere da noi a tutti, mentre invece quest'anno sono sia bravi quando l'hanno, ma soprattutto hanno spirito di sacrificio per recuperare la palla. Quindi secondo me il Livorno non deve stare a guardare niente, deve fare il suo percorso e migliorare settimanalmente, poi a aprile vedrà dov'è. Ecco, non si deve fossilizzare, ma neanche il pubblico. Se una partita dovesse andare male, ma è andata male, ma l'Arezzo, ma ve ne fregate, il Livorno deve fare un percorso, poi dopo a fine campionato vedere dove, vedere dove vai, perché insomma poi effettivamente è vero, squadra nuova, squadra fatta all'ultimo minuto, anche se è facilitato perché a Livorno io penso che, come ha detto il direttore, chi è che non ci viene. Allora, facciamo così, siamo veramente in conclusione, abbiamo soltanto il tempo di andare a vedere l'elenco del prossimo turno con tutte le partite di questa quinta giornata di campionato. Tra l'altro una giornata un po' particolare, perché ci sono delle squadre che hanno giocato mercoledì e quindi in generale questo potrebbe, Marco, favorire quelle che magari ha giocato prima, tra l'altro anche il Livorno rispetto a Givi Borgo, no? Non è detto, ma qualcuno potrebbe accusare. Mercoledì infatti sono stato a vedere le partite del mercoledì, ad esempio ho visto Ponzacco Grosseto, e potrebbe anche inficiare, specialmente se qualcuno ha fatto una partita di grande ritmo e intensità. Rivediamo il quadro, lo andiamo a condividere, eccolo qua, allora, Città di Castello, Ponzacco, Flaminio Arezzo, non è una trasferta niente facile per gli uomini. Una gara che attendo tantissimo. È una sorta, non dico di esame di laurea, ma comunque l'esame di maturità. Che dirà molto. Esatto. Poi anche Follonica Camorrano, Poggi Monzi è da vedere, così come ovviamente Givi Borgo Livorno. Poi Grosseto può cogliere la seconda vittoria consecutiva col Trestina, anche se non sarà semplicissimo. L'Orvietana cerca la prima vittoria contro la Pianese, non semplice. San Giovannese Tau, Seravezza Monte Spaccato con Vangioni che vuole interrompere la serie 2 consecutivi KO. E poi
Terranova o stiamo male. Siamo soliti chiudere la nostra trasmissione chiedendo ai nostri ospiti che partita andiamo a vedere, rimettiamo il quadro a video. Nerdo, tu che partita andresti a vedere? A parte Livorno. Ah, a parte Livorno vorrei andare a vedere a questo punto l'Arezzo laggiù dove gioca contro, ha detto, contro il Flaminia. La partitaccia. Arriva il Flaminia, arriva da 3 vittorie consecutive dopo la sconfitta nella gara inaugurale proprio contro gli Amaranto. Marco? Ovviamente te sarò. Pucciata, Flaminia, quindi devi No. Ovviamente io sarò. Vabbè, chiaro, tu sei. Però sicuramente un'altra gara interessantissima è Follonica Gavorrano Foggibons. Sì, anch'io dicevo Follonica Gavorrano, un po' perché conosco alcuni giocatori, ma soprattutto perché sono due squadre che secondo me hanno dei giocatori da passare una buona domenica, ecco, da vedere una partita. È una bella partita, ecco, diciamo così. Bene, noi siamo arrivati veramente in conclusione di questa edizione di Senza Sconti. Ringrazio di essere stata con noi Pipistrello Woman alias Laura Pedracchi. Grazie a voi e rinnovo gli auguri per mio babbo, eh. Domani compie 90 anni, tanti auguri babbo. Auguri a quali ovviamente c'è. E la partita c'è domenica a che ore? Alle ore 15. Alle 15, babbo, domenica alle 15. Domenica alle 15. Tanti auguri al papà di Laura anche da parte del sottoscritto e di tutti noi di Telecentro. Ringrazio di essere stato con noi. Nello debate è sempre un piacere averti. Auguri con anche noi da parte mia a Pedracchi, Grazie Nello. Auguri da tutti. Il direttore sportivo del Livorno, Marco Braccini, è sempre un solo piacere. Solo una correzione per il babbo di Laura, si è anticipata alle 14.30. Ah, ragione, è vero. Quindi ecco, alle 14.30. Babbo, alle 14.30. A volte ci mandi l'allenatore, però, me lo prometti. Non sono io responsabile di queste... Ma diciamo che è una certa influenza, no, da quelle parti. Senti, mi sono scordato di farti una domanda, te la faccio, però mi devi rispondere veramente con un monosillabo, perché sennò Alessandro mi tira le orecchie. La convivenza con Califano? Perfetto, una persona che ha una conoscenza sul territorio nazionale nettamente superiore alla mia. Io ho sempre fatto l'Interland toscano e è già stato diretto già in Serie C, ha un grande feeling con la proprietà e questo non guasta. E secondo me la proprietà ha fatto uno staff, noi abbiamo... Il nostro referente quando non c'è il presidente è Igor Protti, che ha assunto l'incarico di direttore generale. Per me è un vanto lavorare con una persona stupenda come Igor, qui cerco di arricchirmi ogni giorno. E con Gianni abbiamo una divisione delle mansioni e quello che ci interessa è il bene del Livorno, non se... Una cosa la porta avanti uno o l'altro, la condividiamo tutti insieme, tanto la parola finale la mette sempre il presidente. E poi per concludere i saluti ringrazio di essere stato con noi il direttore sportivo della Pro Livorno Sorgenti, Antonio Meazzini. Ti aspettiamo nuovamente nel corso della stagione. Sì, va bene. Ciao, grazie a voi, grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, appuntamento rinnovato come sempre, come ogni venerdì alle 20.30 qua su Telecentro con Senza Sconti. Andremo a parlare della partita che gli Amaranto giocheranno domenica alle 14.30 in terra lucchese contro il Givi Borgo. Buonasera e grazie di averci seguiti.